Ed eccoci di nuovo in diretta. Abbiamo ancora negli occhi le immagini meravigliose di questo reparto di pediatria del Magalini di Villafranca, decorato con delle veramente delle immagini molto belle, a cura insomma di anzi un allestimento a cura di Abio Verona. E il 12 di dicembre, che accennavamo prima come giornata di Santa Lucia, ricorre anche un altro anniversario importante, ricorre la giornata nazionale dedicata alle persone scomparse. Numeri incredibili che ci ha sottolineato la nostra ospite, che vado subito ad invitare, e do il benvenuto a Orietta Bertolaso, che è assessore al sociale e alla famiglia del comune di Legnago. Benvenuta, assessore. Grazie a voi per l'invito e buonasera a tutti i telespettatori. Dicevamo che grazie anche al vostro comunicato stampa ci avete sottolineato dei numeri impressionanti. Mi affido soltanto a quelli nazionali, poi lei magari parlerà del Veneto in particolare. Pensate che nel primo semestre del 2021 sono state registrate in Italia 7.947 denunce di scomparsa e 4.019 sono ancora ricercate queste persone, cioè 4.000 persone che hanno fatto sparire le loro tracce. Incredibile, ma sono numeri reali. Anche per questo il comune di Legnago ha deciso di sensibilizzare una piaga che coinvolge chiaramente anche la nostra regione, illuminando il Torrione, che è un simbolo ovviamente della città di Legnago. Andiamo a vedere proprio la pagina Facebook del comune e vediamo con l'immagine di copertina proprio questo simbolo che è stato allestito in questi giorni con gli addobbi natalizi. Allora, assessore, come mai la scelta di celebrare e di ricordare questa data importantissima? Certo, noi il 12 dicembre all'incirca verso le 18:30 illumineremo il nostro bellissimo torrione di verde e in questo modo noi vogliamo sensibilizzare tutta l'opinione pubblica verso queste iniziative che non devono essere considerate distanti da noi. Come lei prima accennava, ci sono veramente dei dati, dei numeri che sono allarmanti. Non dobbiamo pensarlo infatti come un problema marginale, perché molti sono i motivi per cui una persona si allontana da casa. Pensiamo ad un anziano, pensiamo ad una persona malata di Alzheimer che magari esce di casa e non ritrova più la strada, ma pensiamo anche ad altre situazioni, ad esempio la pandemia ha acuito tutta una serie di difficoltà che erano già presenti nelle famiglie. Pensiamo ad esempio ai ragazzi, i ragazzi che rispondono a queste difficoltà, a questi diverbi, a questi screzi che nascono all'interno della famiglia allontanandosi da casa. Non pensando quindi alla situazione che stanno creando, quindi proprio alla disperazione in cui gettano i genitori e anche alla macchina organizzativa che si attiva proprio per la loro ricerca e quindi per portarli a casa sani e salvi. Prima lei parlava appunto di numeri che sono effettivamente molto molto grandi. Pensiamo solo che nel primo semestre le persone che in Veneto non hanno fatto ritorno a casa sono più di 200. Quindi è un dato veramente allarmante. Noi non dobbiamo pensarlo come una cosa distante da noi, ma può essere anche il nostro vicino di casa che va a farsi una passeggiata e che poi non ritorna più, oppure anche il ragazzino che per la prima cotta o per la prima discussione che ha avuto con i genitori prende il cellulare, prende risparmi e parte e sale sopra il primo treno che è disponibile, ecco. Beh, sì, facciamo vedere anche questa locandina che avete pubblicato sulla vostra pagina Facebook, dove si vedono proprio i volti anche delle persone scomparse recentemente, insomma, nel Veneto, e dicevamo davvero numeri impressionanti che mai ci saremmo aspettati, perché si parla sempre nella cronaca di una o due persone ogni tanto che scompaiono. Invece, come ha ricordato l'assessore, sono vari i motivi e varie anche le tipologie di persone che fanno perdere le loro tracce, o perché anziane o perché hanno, diciamo, delle difficoltà momentanee. Lei ha sentito proprio anche l'associazione Penelope, che si occupa proprio di questi casi. Certo, mi sono attivata proprio ieri, ho telefonato alla presidente, la signora Ferrari Daniela, e le ho assicurato che la nostra amministrazione è molto attenta, che appunto avremo illuminato il nostro, siamo anche interfacciate rispetto proprio quello di far conoscere questa problematica. Il prossimo anno l'associazione Penelope compie
era avventirci che per fare qualche evento in favore appunto di questa associazione, proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica, non dobbiamo sentirla come una cosa distante da noi, può essere una cosa che tocca effettivamente qualche piccola interruzione. I nostri comuni, ecco. Abbiamo capito, Assessore, c'è stata qualche piccola interruzione brevissima di segnale, ma il messaggio è andato a buon fine. Chiudendo, ha sottolineato giustamente come la pandemia abbia anche acuito certe situazioni, al di là della scomparsa o meno di persone, anche di disagio. Lei ha un assessorato difficilissimo in questo momento, perché pensare al sociale, pensare alla famiglia in questo momento è quanto mai delicato e acquisirà sempre di più importanza nei prossimi anni. Era andata via per un attimo la linea. Dicevamo che il suo assessorato certo, in futuro acquisirà sempre di più importanza, considerando anche il momento che stiamo vivendo. Assolutamente, bisogna far rete. Legnago ha più di 100 associazioni e quindi dobbiamo proprio creare una struttura, darci una mano. Non c'è solo ed esclusivamente il comune, ma il comune deve far rete con tutte le associazioni. E i problemi che ci sono tanti, appunto. Quindi anche la difficoltà più piccola, come ad esempio andare a fare la spesa, diventa veramente una difficoltà insormontabile. Ad esempio la nostra amministrazione da poco ha anche stanziato 260.000 euro proprio a favore di tutte queste criticità, quindi nei confronti della morosità incolpevole, nei confronti anche appunto del bonus utenze domestiche, piuttosto che rispetto anche al bonus alimentare, posto di lavoro che non riescono a pagarsi l'affitto di casa e le bollette, quindi le utenze, hanno potuto usufruire di questa grossa cifra e quindi avere un attimo un momento di sollievo, ecco, di respiro. E è stato un intervento notevole, ecco, non il primo, non è stato il primo, non sarà neanche il primo, ce ne saranno tanti altri interventi, ecco, interventi anche a favore delle associazioni che se ne occupano. Loro sentono proprio la necessità di avere un collegamento, un contatto con l'amministrazione e con il territorio. E noi puntualmente saremo a loro disposizione, ascolteremo quelle che sono le loro esigenze. Grazie Assessore, è davvero importante la sua testimonianza, una città come quella di Legnago che è solidale nei confronti dei propri cittadini, dicevamo prima somme anche importanti, 260.000 euro per varie iniziative, complimenti e forza, insomma anche noi siamo al vostro fianco qualora aveste comunicazioni come questa che avete mandato sulla giornata del 12 di dicembre, dove il Torrione verrà illuminato di verde per ricordare la giornata nazionale dedicata alle persone scomparse. Grazie Assessore per essere stata con noi. Grazie mille a voi, grazie, arrivederci e buon Natale a tutti. Grazie. E noi adesso lasciamo spazio all'informazione e poi torniamo per altri argomenti e poi nella parte finale con un ospite qui in studio.